Noi fra poco compiremo un gesto pieno di significato. Professeremo la nostra fede sulla tomba di San Pietro. Perché faremo questo durante l'anno della fede? Perché la nostra fede è la fede apostolica. Allora, in primo luogo vorrei spiegarvi che cosa significa fede apostolica. Ciò che noi crediamo e ciò che è ciò che ci hanno predicato gli apostoli. È questo che noi intendiamo quando diciamo fede apostolica. E che cosa ci hanno predicato gli apostoli? Sentite cosa ci hanno predicato. Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, quello che abbiamo veduto e udito, noi, cioè gli apostoli, lo annunciamo anche a voi. Qui fate bene attenzione ad ogni parola. Gli apostoli hanno incontrato una persona, hanno vissuto con una persona che qui viene indicata così, il verbo della vita, cioè la divina persona del verbo che ci rende partecipi della stessa vita di Dio. Di che natura è questo incontro che gli apostoli hanno avuto? È stata una sorta di visione concessa a qualche privilegiato? È stato il risultato faticoso raggiunto dopo aver percorso vie faticose di studio, di penitenze, di... Assolutamente no. È stato un incontro accaduto come accadono tutti gli incontri fra di noi, incontri umani. La persona che ti incontri ti rivolge la sua parola e tu l'ascolti. Essa vive e agisce in un certo modo e tu lo vedi. Anzi, a volte la osservi anche attentamente, ti incuriosisce. Non è quindi un'allucinazione, un fantasma, ma qualcuno in carne e ossa, e tu lo puoi toccare anche. Bene, tutto questo è accaduto agli apostoli, a riguardo della divina persona del Verbo. Hanno ascoltato le sue parole, hanno visto come si comportava e come viveva, hanno potuto perfino toccarlo con le loro mani. Ovviamente tutto questo è stato possibile perché la divina persona del Verbo ha assunto la nostra natura umana, un corpo e un'anima come il nostro. Una volta che l'esperienza di questo incontro è terminata, gli apostoli non hanno tenuto per sé questo evento, e neanche l'hanno comunicato solo a pochi eletti, a un circolo chiuso di privilegiati. Al contrario, l'apostolo Paolo, parlando degli apostoli, precisamente, dice: per tutta la terra è corsa la loro voce e fino ai confini della terra le loro parole. Quando allora noi diciamo la nostra fede è la fede degli apostoli, è fede apostolica, intendiamo dire ciò che noi crediamo è
ciò che gli apostoli ci hanno predicato. E che cosa ci hanno predicato? L'ho già detto. Ciò dice che hanno udito, ciò che hanno visto, eccetera. Dunque, la nostra fede nasce dalla predicazione apostolica e dobbiamo anche aggiungere dalla testimonianza apostolica, poiché ci hanno predicato ciò che avevano visto, quindi erano dei testimoni. Noi andremo fra poco sulla tomba dell'Apostolo e professeremo la nostra fede. È come se dicessimo: Pietro, noi siamo qui sulla tua tomba a professare la nostra fede, perché questo che noi professiamo è ciò che tu hai predicato, è ciò che tu hai testimoniato fino alla morte. Adesso vorrei approfondire un momento, un aspetto di questo fatto che la fede nostra è la fede apostolica. Un aspetto assai molto molto importante. Ascoltatemi. Un vero incontro con una persona si realizza non solo ascoltando le sue parole, ma anche comprendendole nel loro profondo significato. Se no succede, a volte è vero, succede quando si rompono certi rapporti. Stiamo parlando fra sordi. Cioè, come dire, ci sentiamo, ma non ci comprendiamo più. Non solo quindi stando qualche ora con questa persona, ma vivendo a lungo assieme. In una parola, l'incontro con una persona accade veramente se da una parte l'altro si confida, l'altro si rivela nella sua intimità più profonda. Dall'altra parte chi ascolta e chi guarda ha la capacità di accogliere queste confidenze, questa rivelazione che l'altro fa di se stesso. Anche agli apostoli accadde esattamente questo. Per passare da un incontro semplicemente corporeo, che loro avevano vissuto in fondo, ad una conoscenza corporeo-spirituale, è stato necessario che Gesù morisse e risorgesse. Gesù si è rivelato per quello che egli era veramente nella sua identità più profonda quando apparve agli apostoli nella gloria della risurrezione. Però dall'altra parte era necessario che anche gli apostoli fossero dotati, per così dire, di una capacità sovrumana di vedere questa identità di Gesù. E questa capacità è il dono che il Signore risorto, Gesù risorto, fece agli apostoli. Essi allora comprendono, capiscono quanto avevano vissuto prima della Pasqua, poiché Gesù risorto, quel Gesù risorto che vedevano nel suo splendore, era lo stesso che prima avevano visto a mangiare, a bere, a dormire, a commuoversi per la morte di un amico. Adesso però hanno occhi, capaci di capire fino in fondo chi è lui. Ecco, spero di essere stato chiaro su questo, perché è un punto molto molto importante questo. La testimonianza, la predicazione apostolica è una testimonianza, è una predicazione che si qualifica per l'esperienza che gli apostoli hanno fatto, che Gesù è risorto. La nostra fede è una fede apostolica, abbiamo spiegato. Credo ciò che gli apostoli mi hanno predicato e mi hanno testimoniato. La predicazione apostolica ultimamente è questo incontro col Signore risorto. Questa è la testimonianza degli apostoli. Allora,
la nostra fede è una fede pasquale. Dire fede apostolica e fede pasquale è la stessa cosa. Però qualcuno potrebbe chiedersi a questo punto: ma perché andiamo a professare la nostra fede sulla tomba di Pietro? Perché tanta importanza a Pietro? Non abbiamo detto finora che la nostra fede è la fede apostolica? Perché allora dovevamo dire piuttosto che la nostra fede è la fede di Pietro? Adesso cercherò di rispondere, nel secondo punto della mia catechesi, a questa domanda. Se noi leggiamo attentamente i quattro Vangeli, non possiamo negare che Pietro, fra i dodici, è chiamato da Gesù ad una particolare partecipazione all'autorità e alla responsabilità di Gesù medesimo. Sono episodi del Vangelo che voi sicuramente conoscete bene. La professione di fede in Gesù fatta da Pietro: tu sei il figlio del Dio vivente. La sua testimonianza è la pietra su cui Gesù edifica la sua Chiesa, prevedendo poi tutte le difficoltà, le insidie, le tentazioni cui sarebbero andati incontro nella loro fede i discepoli di Gesù, Pietro riceve da Gesù l'incarico di confermarli nella fede. Conferma i tuoi fratelli nella fede. E per questo motivo è fatto oggetto di una preghiera particolare da parte di Gesù. Gesù nel Vangelo ci fa questa confidenza: egli ha pregato in modo specialissimo per Pietro, per la fede di Pietro. Non solo, ma soprattutto il Signore risorto affida a Pietro la sua comunità. Entrando nella Basilica adesso, voi vedrete scritto in greco e in latino: pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle, le mie pecore. Ecco, Gesù affida il suo gregge, cioè la Chiesa intera è affidata a Pietro. Essa è edificata sulla sua testimonianza di fede. Egli deve confermare nella fede i suoi fratelli e sorelle. Questa è la collocazione di Pietro nella Chiesa, datagli da Gesù, e comportato per lui una partecipazione speciale ai sentimenti di servizio che sono nel cuore di Cristo, una profonda, cioè, disponibilità alla sofferenza fino alla croce. Pietro è il primo a cui Gesù lava i piedi per insegnargli questo. Pietro morirà crocifisso come Gesù. Allora possiamo dire, dobbiamo dire, che la nostra fede è una fede apostolico-petrina. Così ha voluto il Signore Gesù. Ma a questo punto noi dobbiamo chiederci: dove e come oggi io posso accogliere la testimonianza apostolico-petrina, dal momento che gli apostoli e Pietro sono morti da molto tempo? Dove risuona oggi la loro predicazione? Dove è resa oggi la loro testimonianza? Ecco, a questa domanda io dedicherò adesso il terzo punto della mia catechesi. Dunque, abbiamo detto, la nostra fede è fede apostolica, cioè fede pasquale, perché noi crediamo ciò che gli apostoli ci hanno predicato. La nostra fede è fede petrina di Pietro, perché Pietro ha avuto questa singolare responsabilità nei confronti di tutti, di essere il punto di riferimento della fede dei discepoli del Signore,
e di confermarli in questa fede. Ora ci siamo chiesti, va bene, gli apostoli sono morti, Pietro è morto, e dove adesso risuona la predicazione e la testimonianza degli apostoli e di Pietro? Cercherò adesso di rispondere a questa domanda. Per rispondere a questa domanda pensiamo brevemente ad una esperienza che ciascuno di noi vive. Noi non siamo venuti al mondo perché abbiamo deciso di venirci. Non abbiamo preso questa decisione. E siamo entrati nel mondo non come in un deserto disabitato e privo di strade. In primo luogo i nostri genitori ci hanno dato la vita. Parliamo una certa lingua, la lingua italiana. E dentro a questo linguaggio è come una sedimentazione di tutta una grande tradizione culturale che fa parte della nostra identità, che è la nostra realtà. E come ci arriva tutto questo? Ci arriva attraverso altre persone. Ripeto, il primo passaggio avviene fra i nostri genitori e noi. Potremmo dire, ecco, che una generazione trasmette all'altra generazione questo grande patrimonio, che costituisce la nostra identità. Quindi quando siamo nati dentro ad un mondo già vero, pieno di, che aveva già pieno di senso in fondo. Ciascuno di noi nasce dentro un mondo, una cultura che viene custodita di generazione in generazione dalla memoria di quel popolo a cui noi apparteniamo. Pensate in questo momento quante volte nelle visite pastorali, anche di piccole comunità, mi sono sentito dire: la nostra chiesa la dobbiamo conservare, i nostri vecchi ce l'hanno lasciata in eredità e noi dobbiamo lasciarla ai nostri figli. Ecco, vedete? Quel fenomeno che vi stavo descrivendo adesso, noi lo viviamo continuamente. Bene, avviene qualcosa di analogo anche con la predicazione apostolica e quindi anche con la nostra fede personale. Sentite che cosa dice il Concilio Vaticano II. Dice che la predicazione apostolica ha come ha come messo nella prima comunità cristiana, e qui adesso è il Concilio che parla, tutto quello che serve per vivere la vita santa e per accrescere la fede del popolo di Dio. E così, nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto, la liturgia, la Chiesa perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa crede. È bellissimo questo testo, eh? È bellissimo. La tradizione quindi apostolica, la predicazione apostolica, arriva a noi attraverso la tradizione della Chiesa. Cosa vuol dire tradizione? Quello che ho spiegato prima. Una generazione narra all'altro, all'altro. E così questa predicazione, ciò che gli apostoli hanno visto, ciò che hanno sentito, ciò che hanno toccato, ciò che hanno vissuto,
depositato nella prima comunità cristiana dalla loro predicazione si trasmette di generazione in generazione. Che cosa grandiosa, eh? Questa è la tradizione della Chiesa. Quindi quando sentite dire la tradizione, no? Non pensate subito a qualcosa di stantio, di vecchio, di ammuffito. È la cosa più vivente che ci sia, la tradizione della Chiesa. Perché è la vita stessa della Chiesa, come dice il Concilio. Ma andiamo avanti. Quali sono i mezzi fondamentali attraverso i quali la Chiesa ci trasmette la predicazione e la testimonianza apostolica? Attraverso quali mezzi? Sono soprattutto quattro i mezzi fondamentali: la professione della fede, il credo, professione della fede, i sacramenti, i sette sacramenti, la grande legge santa della carità, il precetto proprio del Signore, quarto, la preghiera insegnataci dal Signore stesso, il Padre nostro. Anche perché molta gente è in situazioni non proprio comode, io mi limito brevissimamente a parlarne solo di due, non di tutti e quattro, solo di due, e cioè la professione di fede, l'Eucaristia, mezzi fondamentali, attraverso i quali la tradizione della Chiesa vive di generazione in generazione, e in essa quindi la predicazione degli Apostoli. La professione di fede. Professione di fede è chiamata anche il credo, di solito si dice il credo, no? Ecco, recitiamo il credo, diciamo. Esprime la professione di fede in grado eminente, cioè in grado proprio alto. E attenzione, normativo, cioè normativo vuol dire quella è la fede della Chiesa. Quello è ciò che la Chiesa crede. Infatti nella notte di Pasqua, e noi lo faremo adesso in San Pietro, alla fine della professione di fede io dirò: questa è la nostra fede, perché abbiamo professato noi. Questa è la fede della Chiesa. Essa cioè esprime, la professione di fede, l'obbedienza della Chiesa alla predicazione e alla testimonianza apostolica. La Chiesa, dicendo la sua fede, quando professa il credo, cioè noi, esprime, professa la sua obbedienza alla predicazione e alla testimonianza degli Apostoli. E non diamo semplicemente il nostro assenso, no? Alla fine, quando diciamo Amen, cioè che vuol dire è proprio così come ho appena detto, no? Quindi, ma però non diamo il nostro assenso solo a una serie di proposizioni, ma la professione di fede è la narrazione di quella storia della salvezza che inizia con l'atto creativo del Padre: credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e termina con la visione della vita eterna. E la vita eterna, Amen. Mediante la professione della fede noi entriamo dentro alla realtà di questa storia che ha nel Padre, per mezzo di Gesù nello Spirito Santo, la sua origine e la sua meta finale. Allora voi capite come è assolutamente necessario che noi abbiamo quel minimo di comprensione della professione di fede, senza del quale diremmo delle parole senza comprendere nulla. E voi sapete come si acquista questa comprensione: attraverso il catechismo. Ecco perché è importantissimo il catechismo, non solo i bambini,
ma a tutti i battezzati, proprio per custodire nel loro cuore la fede della Chiesa. L'Eucaristia, secondo mezzo, quello più grandioso, mediante il quale la Chiesa trasmette la predicazione apostolica, è nei sacramenti che la Chiesa e ciascuno di noi in essa incontra realmente quel fatto che la predicazione degli Apostoli ci ha narrato. In modo perfetto questo accade nella celebrazione dell'Eucaristia. Com'è bello allora il modo con cui l'Apostolo Paolo narra la istituzione dell'Eucaristia la sera del giovedì. Inizi il racconto, sentite, con le seguenti parole. Io stesso ho ricevuto dal Signore, primo passaggio, quello che poi vi ho trasmesso. Vedete? Questa è la tradizione. L'Apostolo riceve il racconto di ciò che è accaduto quella sera. Ma questo stesso avvenimento, ciò che è accaduto quella sera, non è solo narrato, ascoltato, viene celebrato. E così ciascuno di noi ha la possibilità di vivere l'incontro reale con Cristo. E questo è possibile perché attraverso, vero, la tradizione della Chiesa è arrivato fino a noi. L'ultima cosa e finisco. A questo punto bisognerebbe essere molto ingenui per non pensare che una tradizione trasmessa di generazione in generazione non possa corrompersi. Cosa vuol dire corrompersi? Se ne perdono dei pezzi, per esempio. Oppure si aggiunge qualcosa di estraneo a quella tradizione, dicendo questa è la tradizione della Chiesa, magari non è vero. Oppure questa non è la tradizione della Chiesa, invece magari la è. Bisognerebbe essere ingenui per pensare che in una società umana, e la Chiesa è anche tale, questo rischio non ci sia. Ebbene, Gesù conosceva troppo bene l'uomo per non porre un rimedio a questa possibilità che la tradizione si corrompesse. E lo ha fatto in modo meraviglioso. In tre modi, strettamente connessi fra loro. Questi tre modi attraverso cui la tradizione apostolica e della Chiesa si conserva. Primo modo, la Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura. La predicazione e la testimonianza apostolica è stata messa per iscritto, o dagli apostoli stessi, o da persone molto vicine ad essi, mossi a scrivere questo dallo stesso Spirito Santo. La Sacra Scrittura, quindi, è qualcosa di assolutamente necessario per la Chiesa, perché la Chiesa possa continuamente verificare la sua fedeltà alla predicazione apostolica, la sua fedeltà nella sua vita, nelle sue istituzioni, in ciò che essa va predicando. Ora, questa verifica è così anche nelle questioni nostre, no? Umane. Questa verifica si fa su un documento scritto, Cioè, se voi fate, che so io, un contratto scritto davanti al notaio e poi cominciate a litigare e dire, ah no, ma questo non sono mica obbligato. E l'altro dice, ma come non sei obbligato? Ma cosa si fa in quel momento? Adesso tiriamo fuori le carte, si dice, no? E guardiamo cosa c'è scritto qui. Così qui la Chiesa dice,
tiro fuori le carte sante, ispirate, che sono le carte della Sacra Scrittura. E dice, adesso voglio, vedo qui se sto predicando la predicazione degli apostoli, se sto vivendo come gli apostoli mi hanno insegnato, in una parola, se sono fedele a Gesù. Primo allora, la Sacra Scrittura. Secondo, modo con cui si conserva la predicazione apostolica. La successione apostolica. Cos'è la successione apostolica? Gli apostoli, prima di morire, hanno eletto dei successori ai quali hanno affidato la cura della fede. Questi, a loro volta, hanno eletto altri successori e così via fino a noi. È la successione apostolica. Questa è la successione apostolica. Ma nella Chiesa esiste anche una successione petrina. Come abbiamo visto, Pietro aveva ricevuto una responsabilità speciale che non poteva cessare con la sua morte. E la Chiesa, fin dal suo inizio, ha riconosciuto che i successori di Pietro sono i vescovi di Roma. Essi, quindi, i vescovi di Roma, nella loro successione, ricevono da Gesù, come era accaduto a Pietro, il compito di custodire e di confermarci nella fede e il compito di guidarci sulle vie del Signore. Allora, attraverso la successione apostolica, attraverso la successione petrina, risulta garantita la continuità della memoria della Chiesa ed è possibile attingere con certezza alla quella fonte pura da cui la fede sorge. Quindi questa garanzia di noi che viviamo oggi, di una connessione certa con quel fatto originario che gli apostoli hanno vissuto, è data dunque, la garanzia di questo legame, da persone vive, i successori degli apostoli, i successori di Pietro. Terzo modo, e questo è il più importante di tutti, così importante che senza esso gli altri due non funzionerebbero. Anzi, non li avremmo neanche. Il terzo modo è il dono dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che mantiene la Chiesa in Cristo e la rende infallibile nella sua fede. È lo Spirito Santo che ha ispirato le sante scritture, altrimenti sarebbero un libro come gli altri. È lo Spirito Santo che mediante l'imposizione delle mani nel Santo Sacramento dell'Ordine pone i vescovi a reggere la Chiesa, pone i vescovi a insegnare alla Chiesa la vera fede, assicurando la celebrazione dell'Eucarestia. È l'Eucarestia celebrata dal Vescovo nella sua cattedrale con i suoi presbiteri, diaconi e fedeli, l'espressione quindi più alta della Chiesa. Ecco, ho finito. Vedete che cosa bella è la Chiesa. Che cosa bella è la Chiesa. Fondata su Cristo mediante la predicazione apostolica. Ecco, adesso abbiamo tutto il tempo per farlo con calma, senza correre. Là tutti troverete posto per sedervi, in San Pietro. Ecco. Ecco, fermatevi a pregare sulla tomba dell'Apostolo e dite: Pietro, custodissimi sempre nella fede che tu hai predicato. Che tu hai predicato.
Difendemi da tutte le insidie che il diavolo continuamente ci tira, perché, che so io, cominciamo a dubitare, no, della nostra fede e così via. Ecco, chiediamolo all'Apostolo, perché quello è la base. San Paolo ha perfino scritto ai suoi cristiani che se venisse un angelo giù dal cielo a predicare qualcosa di diverso da quello che hanno predicato gli apostoli e quindi dalla tradizione della Chiesa, dice, non ascoltatelo. Un angelo che viene dal cielo e dice qualcosa di diverso, Paolo dice, non ascoltatelo perché vi porta su una strada che non è quella di Cristo. Ecco, vedete che cosa bella che è la Chiesa, che ci dà vero questa possibilità di avere un rapporto vero, reale, con Gesù, il nostro Signore risorto. È per questo che la fede apostolica è la via della nostra salvezza.